Il derby degli assenti finisce a reti inviolate con il Cannara che mette in cascina il secondo 0-0 consecutivo e il Trestina che porta a casa il quarto risultato utile di fila. Senza Ridolfi ai box per un problema muscolare, Cerbella disegna un 4-3-3 con Cucchiararo in porta, Marconi, Polidori, Tersini e Maggioli in difesa, Petricci, Goe, Gramaccia e Mediana con Kribek, Braccalenti e Catacchini in avanti. Farsi, senza capitarra a Cichini, Ricci e Anselmi infortunati e con Goretti squalificato, conferma il solito 3-5-2 con Battistelli in porta, Capozzi, Ciurnelli e Mattia nel reparto arretrato, Lucaroni, Iobue, Menchinella, De Sanctis e Trequattrini a formare 5 di mediana con Cardarelli e Di Giuseppe in attacco. Complice anche il campo pesante, di occasioni se ne vedono davvero poche. Si comincia al 12° quando Cardarelli sfiora così l'incrocio. La replica del Trestina è affidata a Braccalenti, ma la sua conclusione è centrale. Al 38° ecco che Tersini chiede un rigore e sul ribaltamento di fronte Maggioli si becca un giallo così. Prima dell'intervallo, l'unica vera palla gol della prima frazione sulla ruota di Cannara, con la sventola di Di Giuseppe che chiama Cucchiararo alla deviazione in angolo. Stessi 22 nella ripresa, e per assistere ad una palla gol bisogna sintonizzare il cronometro sul minuto 64, quando il diagonale di Cardarelli mette i brividi ai tifosi trestinesi. Palla sul fondo e Farsi inserisce Bolletta al rientro per Trequattrini. 2 minuti e il Trestina colleziona l'occasione più ghiotta con Battistelli che festeggia i 30 anni, dicendo no così all'incornata di Braccalenti servito da Tersini. Cerbella passa allora al 4-3-1-2 con Stagliano e Gallozzi al posto di Braccalenti e Maggioli, con Catacchini da terzino sinistro. Nella seconda metà della ripresa i due tecnici esauriscono i 5 cambi a disposizione, ma non basta scardinare lo 0-0 finale. Francesco Farsi, tante assenze, secondo 0-0 di fila. Sì, è stata una partita battagliata su un campo ovviamente allentato per le piogge. Abbiamo provato, siamo partiti un pochino contratti, ma nel senso che non avevamo molto ben capito come dovevamo muoverci sui quinti. Poi, una volta passato il quarto iniziale, penso che abbiamo fatto una buona partita per mezz'ora del primo tempo e anche per l'inizio del secondo. Poi il cambio di Gallozzi invece ha ridato al Trestina linfa nuova, abbiamo sofferto 10 minuti e poi la partita è scivolata via, insomma, sullo 0-0. Alla fine affrontavamo una signora squadra che è quinta in classifica, che soprattutto voglio fare un plauso a questa società che chiaramente al Trestina che è in lida 7 anni. Voglio fare veramente un grosso elogio perché stanno facendo, al di là del risultato sportivo di quest'anno, ma per la realtà che sono, stanno facendo grandi cose. Però anche il nostro Cannara non è che oggi ha demeritato, anzi, alla fine è venuto fuori questo 0-0 e magari poteva essere anche una partita condita da gol. Però andiamo avanti, per adesso siamo leggermente sopra la mia media punti che servirebbero per evitare addirittura i play-out, quindi per la salvezza. Questo è il nostro obiettivo e proviamo ovviamente a perseguirlo con tutte le nostre forze. Enrico Cerbella, senza Ridolfi lì davanti, è un po' più dura per il Trestina. Sì, cioè, soprattutto dobbiamo cambiare modo di giocare. Purtroppo, ecco, l'infortunio mercoledì, a 2 giorni praticamente dalla partita, non è che ti permetteva di poter strutturare o pensare a qualcosa di differente di quello che abbiamo fatto. Però è importante anche il recupero di Gallozzi, che oggi comunque ha fatto 20 minuti, che invece, a differenza di Walid e Bracalenti, che hanno altre caratteristiche, lui ci potrebbe dare l'alternativa a Mattia. Adesso comunque il Trestina ha fatto, secondo me, un ottimo primo tempo. Abbiamo provato delle situazioni che sicuramente un campo un po' allentato non è che ti ha permesso di giocare molto palla a terra, però qualcosa si è visto. Può arrivare una punta? Adesso questa è una valutazione con la riapertura del mercato. Sicuramente prima avevamo fatto altri tipi di analisi, non ritenevamo necessario lì davanti perché avere qualcos'altro. Adesso sicuramente dipenderà molto ripeto, da martedì, dall'esame di martedì che accerterà un po' i tempi di recupero di Mattia e da lì poi la società sicuramente, come ha sempre fatto, si farà trovare pronto.